ci voleva finire l'anno, diciamo, un anno non bellissimo sotto l'aspetto dei risultati per quanto riguarda il 2015, tenevamo a finire bene e devo dire che i ragazzi sono stati bravi a portare a casa questo risultato. E credo che Guido abbia fatto un'ottima partita, e non è facile perché comunque viene da un periodo di un anno di inattività, quindi ci vuole del tempo, però sotto l'aspetto dello spessore e delle qualità di Guido non si può certamente sindacare. E vorrei ricordare che se non avesse avuto il problema fisico sicuramente non era qui a Lanciano, quindi bisogna dare il tempo di ottenere quella condizione fisica, perché sicuramente è un giocatore che può fare la differenza e l'ha dimostrato oggi, dove magari qualcuno sotto l'aspetto mentale può essere un po' titubante, lui sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore di spessore. Era convinto e è stato bravo anche Stefano, lì dove magari poteva essere il rigorista in quel momento a farglielo battere, e è apprezzabile anche questo, un attaccante come Padovan lascia il rigore comunque a un suo compagno di squadra perché ha sentito il bisogno che comunque si sbloccasse anche lui. Buon per lui e buon per noi, perché alla fine abbiamo portato a casa 3 punti. Godiamoci questa vittoria. È chiaro che se la società valuta su tutto, su quello che si deve fare o non si deve fare, è chiaro che non posso subentrare io per quanto riguarda le casse della società. Lì dove mi dovesse chiedere un giudizio tecnico dirò la mia. Io personalmente non avevo bisogno di questo abbraccio da parte di tutta la squadra, perché la dimostrazione di una squadra che lotta a prescindere, è chiaro che non siamo soddisfatti della posizione di classifica in cui ci troviamo, come ho sempre detto, lì dove dovessi capire che la squadra non mi segue, magari quando qualcuno mi si dice se mi sento in discussione, la squadra ha sempre dimostrato di essere una squadra viva. Poi dei limiti ce l'abbiamo, e sicuramente, perché se non avessimo dei limiti non saremmo penultimi in classifica, però sotto l'aspetto della prestazione i ragazzi non sono mai venuti meno. È chiaro che poi i risultati, so il lavoro che faccio e quindi so che magari lì dove una posizione di classifica è deficitaria, il responsabile sono io a prescindere, né la società né i giocatori, sono solo ed esclusivamente io. Cioè, capisco i tifosi che non stiamo andando bene, quindi che si arrabbiano, ci fischiano, ma loro sono solo neanche la metà arrabbiati di quanto lo siamo noi, quindi noi siamo molto più arrabbiati di loro per questa situazione. Il primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, se loro sono stati più bravi, cioè della verità, mentre il secondo secondo me abbiamo lottato e poi la partita poteva finire anche 3-0, ma è andata così, va benissimo. Di solito il rigorista è sempre stato Antonio qua, quindi giustamente se c'è lui in campo giustamente ritira lui i rigori. Poi non c'era un rigorista disegnato dal mister, sinceramente neanche sentivo in panchina cosa diceva, visto che non c'era Antonio ho preso la palla e volevo tirarlo e basta. Guido, oggi anche accorgimenti tattici, questo 3-5-2, tu in avanti con Piccolo come ti sei trovato? No, mi sono trovato bene, ma c'è poca differenza tra i moduli. Ormai nel calcio adesso la squadra deve essere corta e giocare in 30 metri, 35 metri, poi che sia i moduli fanno poca differenza, più si è corti più si gioca bene.